Bene, bene, iniziamo questa lezione di vita. Si prendono delle uova, magari di fattoria come queste, uova fresche, non da supermercato, non uova lunga conservazione, ma uova fresche. Per fare che cosa? Per fare lo sbattutino veneto che mi faceva mia mamma. Si prende l'uovo, si rompe e si mette dentro il bianco, la chiara, e il giallo si mette in una scodella, si mette un po' di zucchero di canna, e qui inizia la vera situazione bella. Cioè, chi sa sbattere meglio lo sbattutino? Cosa vuol dire? Qui abbiamo due tuorli rossi di uova fresche di campagna, mezzo cucchiaio di zucchero di canna, ok? E si inizia a sbattere, no? Il famoso sbattutino. Poi succedono anche queste cose qui, no? Che magari, perché non si è un'arte sbattere. Allora, adesso io ho usato il cucchiaio, ma forse ricordo che la mamma usava la forchetta proprio per evitare questo spandimento. Proviamo con la forchetta. Ecco la forchetta, e proviamo a manovrare la famosa, in poche parole, lo sbattutino, che potrebbe anche essere lo zabaione, canna di zucchero o anche zucchero bianco, due tuorli rossi, e si inizia a sbattere con la forchetta. Vedete, meglio, non esce più perché, essendo con le fessure, la forchetta non mi crea il vortice di rovesciamento dell'uovo sbattendolo. Allora qui bisogna, mia mamma diceva, mena forte, perché deve diventare bello, giallo, tutto denso, tutto della sua composizione dell'uovo. Poi si beve lo sbattutino o con un po' di marsala, oppure anche così, o se no con liquore marsala, come si faceva qui negli anni 60, 70, forse anche 80, e lo zabaione tira su anche un morto. Ecco che se avete lavorato, siete stanchi, avete una giornata distruttiva, non lo so, non vi sentite bene, lo sbattutino, due tuorli d'uovo, mezzo cucchiaio di zucchero bianco di canna, io uso zucchero di canna, e menando, diceva mia mamma, forte, 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 vedete, prende sempre più colore, omogeneità. Ci vuole tanta pazienza. Io non so se le nuove, come si potrebbe dire, le nuove mamme di famiglia, le nuove sposette, hanno voglia di fare lo sbattutino al marito o a se stesse, quando il marito magari, non lo so, ha fatto troppo l'amore, non sta in piedi, ha lavorato troppo. Due tuorlo d'uovo e menare tanto, diceva mia mamma, tanto, 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 vedete? Vedete che bello, adesso si può bere, ma si può menare ancora, renderlo ancora più omogeneo. Questo è il famoso sbattutino, però io questa mattina sono un po' giù, ok? Ve lo farò rivedere, questa è la ricetta che tira su anche i morti e tira su qualcos'altro, la ricetta della settimana. Ciao amici da Le ricette magiche di Johnny. Ciao!